Allora, buon pomeriggio. Oggi conosciamo altri due volti nuovi dell'Ascoli Calcio. Sono arrivati dal mercato di gennaio. Si tratta del portiere Gabriele Marcheggiani e del difensore Leonardo Sernicola. Partiamo da Marcheggiani, è un classe 96, è nato il 3 giugno a Roma. È un figlio d'arte e arriva a titolo temporaneo dal Novara con opzione. Il suo approdo all'Ascoli nell'ambito dell'operazione che ha visto trasferirsi l'ex portiere dell'Ascoli Ivan Lanni in Piemonte. E Marcheggiani cresce nel settore giovanile della Roma, poi l'esperienza in Serie C nelle file della Pistoiese, poi a seguire 2 anni con la maglia della Spal, il primo anno in Serie B, 5 le presenze collezionate. Poi il secondo in Serie A con l'esordio nell'ultima giornata di campionato al posto di Gomis nel match con la Sampdoria. E, diamo il benvenuto a Marcheggiani che è reduce dall'esperienza con il Novara, l'anno precedente con il Gubbio in Serie C, 39 le presenze con la maglia degli Umbri, 24 fra campionato e Coppa quelle con la maglia del Novara. Diamo il benvenuto a lui, diamo il benvenuto a Sernicola. Leonardo è nato un anno prima, il 30 luglio del 97, oggi assistito anche dal procuratore Gianluca Scamacca. Si conoscono molto bene per via della militanza nelle file del Sassuolo. Allora, si tratta di un difensore dotato di grande duttilità perché ha un po' ricoperto tutti i ruoli del pacchetto arretrato. Arriva appunto dal Sassuolo a titolo temporaneo. È cresciuto nel settore giovanile della Roma, ci diceva poc'anzi, della Lazio, della Ternana, squadra che poi ha acquisito il suo cartellino prima dei trasferimenti a titolo temporaneo al Fondi prima, poi ritorno e rientro alla Ternana e al Matera dopo. L'ultima stagione l'ha militata nelle file dell'Entella, ma prima ancora l'esperienza con il Sassuolo, con cui ha esordito anche in massima serie nella partita contro l'Atalanta. Diamo il benvenuto anche a lui, adesso la parola a voi per le domande. Partiamo da Marcheggiani, poi Sernicola. Ciao, allora tu sei figlio d'arte, tuo padre ti ha dato dei consigli eventualmente sulla destinazione di mercato adesso nell'ultima sessione. No, io e lui, insomma, insieme al mio procuratore abbiamo cercato di valutare la miglior destinazione possibile. Abbiamo pensato che Ascoli fosse una situazione ideale per crescere. Siamo orgogliosi, insomma, di avere questa possibilità di confrontarmi nuovamente col campionato di Serie B e spero di ripagare, insomma, in qualche modo la fiducia che è stata posta su di me. Come tipo di portiere, c'hai un modello, qualcuno che ti piace in maniera particolare, insomma, anche dei grandi nomi? Non particolarmente, seguo tanti portieri. Ci ho avuto il modello di mio padre, però come caratteristiche siamo abbastanza opposti, quindi non posso nemmeno dire lui. È ovvio che mi piace un tipo di portiere pulito, tecnicamente preciso e essenziale, insomma. Da piccolo, anche se non rispecchio le sue caratteristiche, impazzivo per Casillas, per il carisma e la personalità che esprimeva in partita, però ripeto, non erano le mie caratteristiche, quindi non posso dire che mi ispiro a lui. Novara con te c'erano Buzzeccoli e Bianchi a Novara, che ti hanno detto vai giù che ti diverti o vai giù a soffrire? No, mi hanno parlato molto bene di questa società, mi hanno parlato di una tifoseria molto esigente, però che se sul campo riesci a dare quello che si aspettano è molto caldo e ti dà grande soddisfazione, insomma. Sono contento anche perché dopo 2 anni passati in società di grande valore secondo me, ma comunque in piazze un pochino più fredde, è bello ritornare in una città che vive il calcio con grande passione. Alessandro Vannocchi, prima pagina online, ben arrivato. Io volevo chiederti quali sono i tuoi punti di forza e dove vorresti migliorare, diciamo.
Io penso che a 23 anni un portiere non possa considerarsi completo, credo comunque per forza di cose sia come esperienza che come proprio come crescita tecnica io abbia ancora molto da imparare. Da piccolo sono sempre stato un portiere migliore tra i pali che nella copertura degli spazi, però credo che quella sia una caratteristica che col giocare le partite ho migliorato, insomma, e penso che con l'esperienza sono tutti aspetti quelli del portiere che tendono a crescere. I portieri moderni sono portieri, gli allenatori oggi insegnano ai portieri a giocare bene con i piedi, perché sono i famosi portieri volanti, no? Tu hai avuto un padre che invece è un portiere vecchia maniera. Tu sei bravo con i piedi oppure... Cioè, nel senso, se te lo chiedessero, non so come fa a giocare Stellone i suoi portieri, però insomma. No, io penso che il portiere prima di tutto debba parare. È ovvio che se è un portiere molto bravo coi piedi, la squadra ne può trarre giovamento. E adesso col mister, insomma, siamo ancora in una fase di conoscenza reciproca. E quindi vediamo come imposterà insomma l'impostazione da dietro. Io credo che comunque di fondo un portiere non debba inventarsi nulla di particolare, a meno che non abbia dei piedi stratosferici. Altre domande? Scamacca. Ce n'è una scamacca. Tu e Scamacca avete lo stesso agente, quindi anche sì. Questo vi lega, no? Senti, hai esordito sabato, venerdì sera al Del Duca, hai esordito anche bene, perché insomma hai giocato bene per la prima volta. Come ti sei trovato con l'Ascoli e dal Del Duca? Allora... E soprattutto con il tuo assistente là in fondo. Sì, con lui praticamente sto vivendo a casa sua questo periodo, prima di trovare casa. E quindi stiamo tutto il giorno insieme. Sì, spera che me ne vado il prima possibile. E comunque, per quanto riguarda la partita di venerdì sera, mi sono trovato benissimo con il pubblico, un tifo veramente bellissimo. E con i compagni, essendo la prima partita, avevo paura di come poteva andare, di vari aspetti della partita, però secondo me ce la siamo cavata molto bene. Volevamo portare a casa la vittoria, purtroppo è arrivato il pareggio all'ultimo secondo e quello ci ha un po' tagliato le gambe, diciamo, all'ultimo secondo, però bene. Allora, sei arrivato, ovviamente il tuo ruolo naturale è quello di esterno terzino sinistro, sì. Sei arrivato e con te in quel ruolo è arrivato anche Ranieri, che purtroppo si è fatto male. Ti senti un po' la strada un po' spianata per crescere in questi 6 mesi da titolare in questo Ascoli? Ma strada spianata no, assolutamente, perché il posto va guadagnato ogni giorno in allenamento, con il lavoro quotidiano. E quindi niente, poi sarà il mister a decidere, a fare la formazione, e noi calciatori dobbiamo metterlo in difficoltà per le scelte e poi il resto ci pensa lui. Soprattutto in questo momento di ruolo, durante il filo sinistro, quindi sei un po' avvantaggiato in questo, no? Ah, non lo so, penso ad allenarmi bene e poi vediamo, però sì, terzino sinistro mi trovo benissimo, però... Potresti fare anche centrale? Sì, io diciamo ho fatto tutti i ruoli nella mia carriera breve. Ho fatto il terzino destro, terzino sinistro, difensore centrale, quindi un po' tutto metto a disposizione. Una domanda per tutti e due: che idea vi siete fatti su questo Ascoli? Guardate in alto verso la classifica o guardate in basso? Io penso che nel campionato di Serie B di oggi bisogna pensare partita dopo partita. Sicuramente la squadra è un'ottima squadra,
Però credo che bisogna rimanere sempre coi piedi per terra, cercando di fare il risultato un sabato dopo l'altro. Anch'io la penso così, nel senso che dobbiamo pensare gara dopo gara, e poi le somme si tirano alla fine, e quindi niente, cioè non esaltarsi troppo se si vince, non demoralizzarsi se non arriva un risultato positivo, ecco. Allora, prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di domani, soprattutto per chi ci sta seguendo da casa, alle ore 18 presso l'Ascoli Store di Via Cairoli, festa di San Valentino con Scamacca, che è appunto qui e che salutiamo, con Inkovic, Morosini e Trotta. Grazie a tutti. Grazie.